Allora, posso andare avanti adesso? Dai, ricomincio. Sì. Sì. Riprendo bianco. Ci rimetto un po' di marrone insieme e rifaccio questa fascia. Io ho preferito fare questo colore più chiaro, quindi immaginare questo cestino più chiaro perché lo volevo fare in contrasto con le castagne che sono molto scure. E poi nello stesso tempo non volevo fare un cestino eccessivamente difficile. Quelli di Vimini sono molto difficili da dipingere e altrettanto da disegnare, quindi non volevo fare una cosa molto complicata. Quindi questa fascetta la faccio un po' più chiara, però comunque gli faccio l'effetto un po' più scuro sotto, aggiungendo un po' di marrone e nero. Penso che si vede, sì. Sì, E sì. quindi nella parte inferiore vado come sopra ad aggiungere un po' di colore più scuro. Troppo scuro. Il problema di quando si fa troppo scuro è che non è facile da schiarire poi. Infatti. Allora, adesso abbiamo delle fasce, il cestino finisce in modo arrotondato. Quindi vado prima a disegnarmi il contorno cercando di non sporcare il pezzo di foglia. E se si dovesse sporcare poco male lo rifacciamo dopo, perché tanto il colore è chiaro. Poi ci andiamo a mettere la fascettina marrone più scuro fatto con un po' di nero, quindi marrone chiaro e nero. Lo faccio anche qui, così me lo trovo fatto. Lo faccio qui. Poi vado a fare le fascette chiare. Ci aggiungo anche un punto giallo come ho fatto sopra. Appena appena. Quindi coloro. Queste fascette come ho fatto sopra. D'altronde queste sono le fascette di sopra che passano sotto. Il problema è dove sta questa castagna con tutto il Il problema? ciuffo. Qui c'è questo ciuffetto di castagna. Eh sì. Un po' lo copro, poi lo riattivo dopo il colore. Ho preferito fare il cestino anziché la foglia perché poi l'avrei coperta, in modo tale che posso andare giù senza problemi, poi la foglia ci vado sopra. Vado a scurire un po' il fondo. Perché nella parte sotto sicuramente è più scuro perché è la parte proprio che tocca sul tavolo.
eccolo qui, così. Quindi qui dove vedete questo spazio è perché qui ci sarà la foglia. Sì. Adesso voglio fare qui sotto una fascia più scura. Così come ho fatto qui in mezzo, la vado a fare anche qui sotto. Quindi prendo un po' di marrone e un po' di nero. Non troppo nero, ho sbagliato, così. E ci voglio mettere anche una punta di giallo dentro. Allora, come passo il pennello? Non lo passo così perché sarebbe troppo largo. Se io passassi così, verrebbe parecchi millimetri largo e sarebbe troppo. Invece voglio dare solo appena appena il colore più scuro sotto. E quindi lo passo in questo modo. Riprendo il colore. Ecco qui, in modo tale che dia l'impressione che ci sia una specie di ombra. Vado a scurire un pochino di più di qua. Questa stessa fascetta ora la devo fare anche sotto a quest'altra. Quindi riprendo il marrone, una punta di giallo, il nero. E vado a fare questa fascetta anche qui. Un po' più scura sul finale, potrei farlo. Attenzione, io ho messo l'acqua nel pennello, per esempio, non messa troppa, e quando si mette troppa acqua, il colore diventa incolore, si sbiadisce. Ecco qui, abbiamo l'effetto ombra. Ora vado a scurire un pochino anche queste, così come fossero delle fasce di colore di legno più scuro. Faccio delle striscioline qua e là, sapete che il legno ha la venatura. Chi è uscito? Ah, nessuno, ci stanno già avvisando che 15 minuti ci sono rimasti. Oh, mamma mia, ma vola il tempo! Infatti. Se vi vola vuol dire che state bene a fare quel che fate. Certo, se no saremmo da un'altra parte. Sì. Intensifico questo. Gli passiamo le cose fino a che ci soddisfano. Con molta calma, per non rischiare di rovinare tutto. Voglio intensificare un po' il colore sopra per renderlo un pochetto più luminoso. E per rendere più luminoso un colore bisogna aggiungere un po' di giallo. I colori che danno la luce sono il giallo e il bianco. E se proprio li dovete usare, usate prima il giallo e poi il bianco, non rovesciato. Il bianco deve essere sempre l'ultimo.
Quindi sto mettendo un po' di giallo su questa fascetta sopra. Vado a fare il bordino qui, lo scuro. Adesso lascio un attimo il pennello piatto e prendo il pennello tondo perché voglio andare a chiudere gli spazi interni. Allora, qui per esempio faccio una parte più scura. Dove entra la castagna nel cestino. Questo proprio con pochissimo colore, chiedo scusa, sposto un attimo il piattino perché qui mi dà fastidio. Lo stesso vado a fare qui, è come se concludessi questa castagna. Qui ci vado col pennello piccolo perché se portassi il pennello piatto farei solo danni. Dovete immaginare che qui dentro c'è del colore scuro. Ok. Qui c'è questa foglia che supera il bordino. Vado a rifinire con un colore un po' più scuro, in modo da farlo notare. Ora riprendo il pennello piatto e prendendo il bianco, aspettatemi che metto in modo che lo potete vedere, il bianco e il giallo, vado a dare un po' di luce a questo bordo. Questa luce però la do fino alla foglia, perché dalla foglia in giù, questa foglia deve fare un po' d'ombra qui sotto, quindi devo andare a prendere un colore più scuro. Se voi date la parte più chiara sopra e più scura sotto, avrete l'impressione che questo pezzo di legno sia leggermente arrotondato. Adesso vado a fare il colore che ho usato per fare questo e questo, quindi si stanno asciugando i colori. Si stanno asciugando anche a voi? Sì. Allora, ho fatto un colore un po' più scuro e con questo vado a fare l'ombra qui sotto, perché questa foglia naturalmente crea un'ombra sul cestino. Però dobbiamo anche considerare che il cestino, che il legnetto è un po' arrotondato, quindi l'ombra è un po' storta.
dà l'impressione che c'è un po' d'ombra, e lo stesso deve fare la castagna. Come vedete, nella parte di qua ho messo il colore chiaro, di qua ho messo il colore scuro per fare l'ombra. Adesso voglio schiarire anche un po' questo bordo qui, per dargli lo stesso effetto di colore. Un po' di pausa. Un po' di pausa, ok. Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Che devo fare con un po' di bianco, di marrone e con un po' di giallo? Voglio fare la parte superiore di questa fascia, perché deve essere più chiara per dare la sensazione di essere un po' arrotondata. E come ho fatto sopra, lo faccio solo per la prima parte. Per la seconda parte invece lo tengo un po' più scuro, perché va dietro. Vi consiglio di tenere questo bordino, guardate, leggermente rotondo, non perfettamente, come se fosse più grande, perché in realtà è più grande, e anche questo di qua. Non l'ombra però, mi raccomando, l'ombra deve risultare più stretta. Anche su questo posso uscire un po' in fuori, l'ombra sotto invece deve essere più stretta. Adesso vado a intensificare un po' questo bordo qui. Scusate, sono spostato il piattino, ma non riesco a lavorare col piatto sotto la mano. Eccolo qui, con un passaggio di colore lieve, lieve, lieve. Scurisco un po' qui dietro, un po' refrattario a farsi scurire, ci vado con molto poco colore. Ora, se volete, potete rifinire con il pennello tondo nei punti dove non vi piace, tipo per esempio a me qui è uscito un pochino fuori, vado a riprendere, anche questo è poco netto. Allora, una cosa che si può fare tra le altre è quella di fare, o come ho già fatto col pennello piatto, delle linee che sono tipiche del legno, oppure perché no i nodi. Come sono fatti i nodi? Mi sembra che siano fatti così, una cosa del tipo dei cerchiettini. I cerchietti uno dentro l'altro, eccolo, così. No, ci vuole proprio un pennellino piccolo. Piccolo, piccolo, sì. Oh, oh, è rimasto al buio. Aspettate un attimo. Si è spenta la lampada, che è successo? Un secondo, perché si è spento?
Oh. Eccoti. Si è spenta la lampada perché la presa si rallenta. Ok. Speriamo che regge. Allora, dicevamo quindi che possiamo anche fare questi piccoli nodini. Io l'ho fatto uno marroncino, ma lo possiamo fare anche più grigio usando casomai un po' di bianco e nero, se ci piace andare a metterlo da qualche altra parte, che ne so, per esempio qui sotto, anche soltanto anche appena accennato. Qui sì, ci vuole proprio un pennello piccolo piccolo. E stavo dicendo che il mio è 000 in questo momento, il che è grave perché io questi pennelli così piccoli non li uso mai. Devo essere impazzita a stare insieme a voi. Voi sarete imparati i pennelli pianti, io i pennelli tondi. Allora, c'è sempre da imparare quando si lavora insieme, sempre. Allora, rifinisco anche qui sotto. Poi voglio dare anche qualche punto bianco. Vi ricordate che vi ho detto prima? Il giallo va usato prima del bianco. Il bianco è sempre l'ultimo, quindi quando si sta usando il bianco vuol dire che il nostro lavoro è quasi terminato. Naturalmente sul cestino. E qui voglio andare a usare qualche striscia bianca che illumina ancora di più. Sul legno, ricordandomi che le fasce verticali devono portare la luce in verticale e le fasce orizzontali devono avere fasce di luce orizzontale. E così vedete che si illumina ancora di più, un po' come era successo per le castagne. Le fascette bianche non le vado a fare da questa parte perché mi siamo in ombra. Direi che il cestino può andare. Ho aggiunto un po' di rosso alla mia tavolozza per fare le foglie, poco poco, potrebbe servire. Allora, aspetto ancora o posso procedere a fare le foglie? No, aspetta. Io pensavo che dicesse no, no, puoi andare avanti, no, aspetta. Io direi di cominciare a fare la foglia. Per fare la foglia, se voi avete bisogno del verde potete metterlo, io invece vado a usare il blu che sta qui sotto. Se voi avete? Si è seccato. Scusami, se voi avete? Il verde potete usare il verde. Io uso il blu, nel piattino userò il blu. Allora, dipingo questa foglia che sta qui al centro, perché mi rimane più comoda, perché qui adesso è asciutto, questa qui invece rischia poi di passarci sopra, quindi dipingo questa. Prendo il bianco, il giallo e un punto di blu e faccio la sagoma. Qui è un po' frastagliata.
Vedete, sto facendo proprio solo la forma esterna. Adesso comincio col fare proprio la foglia. Allora, qui contro questa parte che è rossa ci vado di verde in modo da distanziare i due colori. Siamo in autunno, le foglie le possiamo fare sia ancora verdi sia tutte colorate. Poi devo evidenziare questo zigzag che sta qui, quindi quando si fa lo zigzag ricordate il colore sempre preso sulla punta e vado a mettere anche un po' di rosso in questo modo, un strofino e un po' di marrone. E vado a realizzare questo zigzag qui dentro. Vedete col pennello piatto e la punta del pennello? Si sono realizzate facilmente. Ora l'interno lo andremo a colorare a nostro piacimento. Lo possiamo anche sfumare nel verde, continuare a farlo sul rosso, come vi piace. Con molta attenzione senza mettere troppo colore, perché altrimenti rischiamo di fare una macchia scura e poi difficile da togliere. Questa parte superiore la andiamo a dipingere dopo. Quindi ecco qui, vedete, in questo modo riesco a sfumare molto delicatamente. Vado anche a definire una nervatura qui, così. Faccio un colore più chiaro qui, dove viene colpito dalla luce. E anche qui. Questa foglia la voglio dipingere un po' alla volta perché non la voglio scurire troppo, quindi non sto portando grandi quantità di colore. Manca lo zigzag da quest'altra parte. Allora, come vedete l'ho fatta più chiara di quell'altra, adesso vado a prendere un po' di colore più scuro, vedete quanto poco colore prendo, osservate sempre questa particolarità, e vado a fare anche qualche nervatura. Senza esagerare. Adesso mi preoccupo di queste parti rimaste senza colorare. Allora, prima faccio quella di sopra e questa volta prendo il pennello piccolo di prima. Perché? Perché questi zigzag sono veramente piccoli e quindi andarci adesso, chiedervi di andarci col pennello grande sarebbe un'impresa e lo sarebbe anche per me. Quindi preferisco andarli a lavorare col pennello piccolo. Lo faccio in contrasto col colore che c'è, in modo tale da farlo vedere perché sono piccoline queste pieghe, molto piccole.
Ricordatevi che l'effetto delle sfumature si vede quando usate più colori e non quando ne usate uno solo. Queste invece che stanno sotto le farò più scure, perché considero che sono queste in ombra e che la luce invece sta dentro. Quindi qui vado a prendere un po' i colori più rossi e marrone. Quindi come prima stesura uso questi colori più rossi e vado a dipingere proprio un pezzettino alla volta. Mamma mia, che sacrificio per me lavorare con i miei tondi. Mi sento proprio imbranata. Proprio vero che ciò che non conosciamo, che ci è sconosciuto, ci sembra estremamente difficile. Scolisco. Qui per dare la sensazione che il tutto prosegue faccio questo, ho tirato una linea scura e va a collegarsi con quello che c'è dopo. Adesso vado a scurire un po' qui sotto perché ci sono le ombre che mi faranno risaltare meglio la pigliolina della foglia. Qui, qui sotto e qui. Vedete come l'effetto ombra aiuta. E questo effetto un pochino lo devo andare a mettere anche qui sotto. Per dare un po' più di spinta a questa nervatura ci riporto anche qui un po' di giallo e marrone per illuminarlo un po' di più. E adesso metto qualche punto luce qui e là. E naturalmente intensifico questo. Ecco qui la prima foglia. Nella seconda foglia vado a ricreare il disegno perché me lo sono mangiato, non me lo ricordo neanche com'era questo disegno. Non ricordo se c'era una piega oppure no. No, non c'era una piega, era solo tutto spezzettato. Allora, ricreo il disegno. Non si vede. Più o meno doveva essere così. Vado a rifare il ciuffetto della castagna che l'avevo in parte coperto. E da qui adesso penso che si vede. Pare che si vede. Adesso vado a fare questa foglia. Dopodiché il lavoro sarà finito. Allora, prima che me lo dimentico, devo fare il picciolo delle altre, perché qui me lo sono portato via
e a quell'altra non ce l'ho proprio fatto. Qui facciamo un po' di cucciolo, eccolo qua. Ok, allora faccio come ho fatto prima, inizio con un colore più sul verde, tenendomi con delle tinte piuttosto chiare. Ho preso troppa acqua per colore, perché è troppo liquido. Ecco dove sta l'acqua, l'ho messo qui e quello mi sta creando problemi. Ecco qui, mi raccomando, assorbite l'acqua quando vi sta dando problemi. Allora, dicevo il bianco, il giallo, un po' di verde, così, anche un po' di marrone, è secco. Lo sto facendo molto chiaro, con la speranza di poterlo costruire ancora. Qui dentro faccio la luce. Perché la parte in ombra la vado a fare su questa fascia di foglia, quella che rimane piegata. Quindi per contrasto, quassù sto usando il colore luminoso. Il bianco è finito, ci è rimasto pochissimo. Fate come me, che rimango sempre con colori pochi, pochi, pochi dentro la tavolozza. Allora, qui dentro vado a fare delle piccole nervature che salgono dal basso. Ho bisogno del bianco. Eccolo qui, perché altrimenti questa bellina non mi si vede. E adesso invece questa qui la vado a fare come ho fatto questa, quindi in ombra e quindi tendente anche a un colore diverso che mi aiuta a fare l'ombra. Metto prima del colore più scuro, poi lo vado a lavorare col pennello piccolo, così tutto più facile. Così, con molta delicatezza, perché il pennello piccolo è molto delicato, ha la punta che si piega, quindi bisogna avere pazienza nel mettere il colore. Il pennello piatto è molto più resistente alla pressione.